In genere usiamo la cipolla bianca per il soffritto, in generale in cucina si usa tantissimo in tantissimi modi, ma oggi realizziamo la marmellata di cipolle bianche con canditi. I canditi li potete sostituire anche con l'uvetta. Allora, cominciamo subito con questa ricetta sfiziosissima. Vi munite di un pentolino, un cucchiaio di legno e all'interno andiamo a mettere 300 g, guardate, di cipolla tagliata a pezzettini piccoli. Aggiungiamo 80 g di zucchero semolato, ma potete mettere anche zucchero di canna, una spolverata di cannella, 20 g di succo di limone e in sostituzione del limone potete mettere l'aceto di vino bianco oppure di mele. E poi abbiamo 30 g di canditi, guardate qua. Sostituite, potete sostituire come ho detto prima anche con l'uvetta. Se dovete mettere l'uvetta, la mettete a bagno in acqua tiepida per circa 15 minuti, poi la strizzate e la mettete all'interno del pentolino. Quindi mescoliamo un attimo e andiamo sulla nostra cucina. Ho acceso il fornello a fiamma moderata e mescolando di tanto in tanto andiamo a cuocere per 35 minuti circa la nostra marmellata. Ecco qui la nostra marmellata è pronta. Allora, a questo punto voi potete decidere, vado a spegnere, quindi decidete o di frullare con un frullatore di immersione oppure lasciare così. A me piace tantissimo lasciarlo a pezzettini perché questa con salumi e formaggi è veramente la fine del mondo. Che fate? Con un cucchiaino andate ad invasare subito. Quindi andiamo a chiudere subito, teniamo conto che è bollente proprio il vasetto. Che facciamo? Capovolgiamo, guardate qua che meraviglia, e copriamo con canovaccio. Lo lasciamo così fino al completo raffreddamento, dopodiché lo possiamo mettere in dispensa e lo lasciamo anche più di un anno. Oppure, se volete, per stare più tranquille, perché molti iscritti si chiedono sempre, e se poi non dura tantissimo? Io vi assicuro che così dura tantissimo, però se volete potete fare bagnomaria. Quindi 15-20 minuti di bagnomaria. Noi ci vediamo all'assaggio! Ed eccola qua la nostra marmellata di cipolle e naturalmente non fa click. Allora, io adesso devo degustare per dirvi com'è questa marmellata, no? Ho preso un quadratino di pane tramezzino, ci ho messo sopra la nostra marmellata. Vi devo dire, mamma che bontà, buona, buonissima e naturalmente ottima con salumi e formaggi. Niente di più buono. Allora, potete sbizzarrirvi come volete con questa marmellata, veramente. Avete ospiti a tavola? Il momento giusto, fatela semplice, avete visto, con pochi grammi esce un vasetto così ed è abbastanza, diciamo, come quantitativo per poter assaporarla. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Vi volevo dare un'ultima informazione. Mi raccomando, quando andate sulla mia pagina, la nuova pagina Facebook di Zena Mani in Pasta, tutto attaccato. Per essere sicuri che sia quella la mia pagina, tutto attaccato, Tiziana Mani in Pasta e non sbagliate. Grazie a tutti di cuore da Tiziana Mani in Pasta.